Eccellenza, lei poc'anzi ha ribadito che un giornalista non si deve mai stancare di dire la verità. Qual è il suo consiglio? È quello di cercare il più possibile, anche attraverso testimonianze, attraverso verifiche, la verità, altrimenti se ascolta le parole come le ascoltiamo noi, la verità non verrà mai a galla e quando viene forse è troppo tardi. Quindi avere dei giornalisti che siano anche capaci di essere presenti, essere vicini e soprattutto non fermarsi alla prima notizia, ma verificare. La Chiesa Cosentino Bisignanense sta vivendo l'ottavo centenario della ricostruzione della bellissima cattedrale Bruzia. Ecco, come procede il programma? Ormai siamo alle porte, il 25 ci sarà questo grande momento in cui verrà il legato pontificio, il cardinale Parolin, che è la seconda autorità nella Chiesa, delegato direttamente dal Papa. Abbiamo invitato tutti i vescovi, tutti i sindaci e quindi ci sarà un momento di comunione, di gioia, ma anche un momento di riflessione perché abbiamo un tesoro grande e spesso non sappiamo neppure utilizzarlo. Grazie Eccellenza, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi e grazie di questo interessamento che avete verso le cose belle e le cose buone.